hanno ucciso. Dunque, ci comprende che non hanno detto all'alto che è un capolo marinossimo, bredo, mezzo inferiore, ladro, cento, cimbello, paspando, cievo, capo di ponte, mono, incudine, mezzo d'olio, fioso, temuto. Ma chi è che riscuote le bollette? Ma lei? No, in realtà non è il comune. No, in realtà, allora, anche i comuni che hanno aderito al lato in Valle Camonica, nessuno ha poi conferito la gestione al lato, ecco. Tranne credo il comune di Angolo, che è l'unico che ha conferito la gestione al lato. Tutti gli altri, al di là di aver aderito formalmente al lato e di pagare una quota all'atto annuale, nessuno poi ha ceduto la gestione delle reti. Tutti i comuni continuano a gestirsela in casa e incassare le bollette in casa, anche perché se domani mattina non incassano più le bollette, vorrei vedere a guardare i bilanci, al di là di tutto, detta proprio così, piatta piatta da amministratori, ma cioè, bisogna guardare i bilanci poi alla fine. Cioè. Comunque io credo che questo referendum sia veramente l'ultima speranza, perché dopo le cose si complicano enormemente, perché chi ha voluto queste leggi qua e dice non siete riusciti nemmeno a fare, come vuol dire che la gente è con noi e ci dà ragione, quindi siamo legittimati a fare non solo questo ma anche peggio, insomma. Il fatto che l'obbligo per il pubblico di essere minoranza all'interno di questa società, ecco, ci sto a fare allora se devo soltanto cacciarmi le cose. Concretamente potremmo prendere qualche volantino di questo e distribuirlo a chi li vuole prendere per andare via. Se lo distribuisce ai propri amici è sempre una persona in più che può portare un contributo a... Sì, io mi stavo chiedendo come sensibilizzare ulteriormente la nostra gente per far capire loro l'importanza di andare a studiare. Perché se eravamo qui tanti a sentire Alessio Domenichini, tutti quanti avremmo detto dobbiamo esserci. Come possiamo fare, visto che noi porteremo nelle nostre famiglie, nei nostri conoscenti, amici, questa cosa di presente, questa bisogna andare a portare. In alcuni comuni si sta facendo una distribuzione proprio porta a porta dei volantini, cioè senza trascurare nessuno. Qualcuno lo sta facendo solo sull'acqua, qualcuno invece ha lavorato preparando tutti i quesiti, noi ad esempio Gianico come gruppo di minoranza abbiamo preparato un volantino mettendo in evidenza tutti i quesiti dicendo esplicitamente vota sì per dire no a questa situazione. Ecco, perché poi c'è questo e come qual è il e stasera abbiamo saputo che Gianico, il consiglio comunale, sia il gruppo di maggioranza che il gruppo di minoranza Gianico voteranno un ordine del giorno invitando tutta la popolazione a votare e anche a distribuire una preferenza di voto per l'acqua pubblica, per contro l'energia nucleare, per l'uguaglianza dei cittadini rispetto alla giustizia, e verrà distribuito nel giornalino del comune che uscirà da domani e dopodomani. Cioè, quindi tutte le scelte, secondo me, di responsabilità che un'amministrazione, una comunità può fare, le deve gestire in questo momento, proprio cercando di arrivare a tutti. Ecco, direi che arrivare solo ai parenti è ancora poco rispetto agli esiti possibili poi di questo referendum, che sono esiti veramente importanti. Sto vedendo che poi ogni comunità, ogni paese si industria un po', sceglie anche rispetto agli strumenti che riescono a trovare meglio. Siamo un po' in ritardo, però secondo me il tempo c'è ancora. Io i volantini che ve ne posso lasciare anche un po' di più, non so quanti siete, poi quante case ci sono, per qualche fotocopia magari la potete fare anche voi. Come famiglia dovrebbe essere solo io. No, 1400 abitanti. 500 circa famiglie, circa. 500 si potrebbero anche lasciare, ecco,
lasciarlo. A me ad esempio l'ho consegnato al mercato di Darco 15 giorni fa, si poteva anche prendere l'occasione questa mattina e in mia casa. E si può fare il bilancio caso per casa. Un giro delle scuole a dare sì, bambini Antonella andiamo a chiedere anche ai gruppi di minoranza visto che siamo abituati a andare casa per casa era una battuta ma anche se non si comunque adesso se sarai disponibile al di là del discorso referendum e così anche sugli altri temi che hai trattato io penso che siano temi di grande interesse anche le energie alternative così con Borno con gli altri comuni così trovarci e approfondire questi argomenti sì, sì, sì. Cioè io credo che siano problemi da non lasciar cadere dopo il referendum comunque vada perché sì, sì, perché ne vale lo là. Allora concretamente alla luce di quello che lei ha risposto molto chiaramente cioè del due sì per l'acqua quattro sì perché se no le persone anziane ti chiedono che voglio pensare perché tutte insieme vai no? Vogliamo sapere se va bene erogare le ma sì, ma l'ha detto Mauro, ma per qualche centinaio di anni e non è che il resto è un posto che viene da sparire cioè una contaminazione c'è comunque ma vale la pena tutta una serie di presidenti della regione di Roma hanno già detto che sono del destino però si serve l'acqua se si fa vicino se serve l'acqua lungo il ponte non è che ci sia abbiamo chiuso con il turismo adesso io ho però adesso fanno vedere la partita c'è anche la partita di casa sui due municipi abbiamo due casi che andranno benissimo sul balcone vota sì per l'acqua noi andremo contro chi? Andremo contro no, che so per Lucia penso che non si è molto contento di questo mi fa piangere il cuore si che passa prossimo in questo abbiamo anche perché l'altro giorno a me è capitato di questo al bar una signora mi fa no, meno mia a votarsi per l'aereo perché me la ho digni per me e io suo marito
quasi incazzati, infatti che lo passi che stai facendo una grande incazzata. Cioè, sì, sì, però sì, ma qua io non voglio due lenzuoli che ho scritto con la sì per l'acqua, vota sì per mantenere pubblico, per mantenere anche sulle emittenti locali, se sì, venerdì sera a fare un comunicato. Solo le emittenti locali hanno un problema della parla quindi se devono, se invitano, se devono dire sì, devono dire che no. Quando io per il no, no, ma è quello che io guardate che non se noi come comune lo mettiamo ma se tu vai in piazza e dici no, sono solo i mezzi radio televisivi che ne hanno fatto su Teleguardia un gruppo di ragazzi che hanno così hanno messo su tutte le fontane e lì Televario è intervenuta, ha filmato perché diceva c'era qualcuno che di notte ha fatto questa roba qui, l'evento però non aveva preso posizione è il fatto che di questi qui del no apertamente c'è nessuno che imballa o anche Giorgio ma non ci sono neanche i politici non c'è problema quindi in quel caso è un privato a fare quello che gli pare cosa vuol dire sì? Non devono andare a andare ma tu c'è ancora se voi guardate la ricetta si per mantenere la compagnia sul primo e sul secondo non trovate una volta a volta continuate a parlare con la sessione che era il padre ma la cosa fantastica in questo contesto qui è anche l'importanza che ha preso internet con questi referendum, sì, visto che, allora torniamo indietro non di millenni, 10 anni fa, che internet non era così diffuso come adesso, alle televisioni non ne parlano, ai giornali non ne parlano, la gente non andava a votare, non ne sapeva nulla. Adesso le televisioni non lo dicono, i giornali non lo dicono, la gente va su internet e ne parla lì, si informa lì e lì non può né il governo né lo Stato né nessuno zittire il parere, zittire il governo. Non è che da 5 anni. Però è una cosa importante anche in questo senso, più di 45 anni è una cosa importante che tutto questo tanzam nasca dai ragazzi comunque da internet, perché se sono i giovani a prendere coscienza di questo discorso qui, a interessarsi così tanto, i giovani che critichiamo perché magari pensano andare solo in discoteca e poco più, se sono loro che sono quelli che usufruiscono meglio queste tecnologie a impegnarsi ad avere a cuore questa questione qui, c'è anche una grandissima possibilità che a quelli oltre 45 anni che non guardano internet ne parlino loro in famiglia e ne parlino loro e portino loro la notizia ai genitori, ai nonni, agli zii e compagnia varia. Se non ci fosse tu internet, televisione, giornali, basta, chiuso il discorso. Un buon canale di... Va bene, grazie. Ringraziamo nuovamente.